Per preparare i cookies ci occorrono 250 g di zucchero semolato, un cucchiaino di bicarbonato, 280 g di farina 00, un cucchiaino e mezzo di amido di mais, 170 g di burro, mezzo cucchiaino di sale, un uovo grande più un tuorlo, scorza di limone grattugiata e una stecca di cioccolato fondente. Iniziamo col fondere il burro in un pentolino a fiamma bassa. Ora versiamo il burro fuso in una ciotola. Ci aggiungiamo lo zucchero. Mescoliamo per 30 secondi circa con una frusta manuale. Aggiungiamo l'uovo intero più il tuorlo. Continuiamo a mescolare con la frusta manuale. Ora aggiungiamo la scorza di limone grattugiata oppure l'essenza di vaniglia. Amalgamiamo l'impasto sempre con la nostra frusta. Ora, separatamente, in un recipiente, aggiungiamo la farina 00, il pizzico di sale, l'amido di mais, il bicarbonato. E infine mescoliamo il tutto con un cucchiaio. Ora uniamo gli ingredienti liquidi con quelli secchi, aiutandoci col cucchiaio. Amalgamiamo il tutto finché non si sarà formato un composto pastoso. Pepite di cioccolato, potete anche saltare questa fase in un mixer e frullare la stecca di cioccolato. Aggiungiamo il cioccolato tenuto all'impasto.
Amalgamiamo il cioccolato e l'impasto con un cucchiaio. Fa riposare l'impasto tenuto in frigorifero per almeno 3 ore. Trascorse le 3 ore, iniziamo a formare i cookies. Formiamo delle palline del peso di circa 40 g l'una e le adagiamo su una teglia rivestita di carta forno. Modellarle in questo modo qui, tenendola fra due mani e dando al cookies una forma un po' schiacciata, un po' allungata. Adagiare le palline sulla teglia formando tre file da tre, in modo che ciascun cookies in cottura abbia abbastanza spazio. Ora inforniamo in forno preriscaldato a 175 gradi per 15 minuti, funzione ventilata. Una volta sfornati, lasciateli freddare per 5-10 minuti, poi sono pronti da gustare!